Buongiorno, Andrea Illy è proprio uno di questi esempi. Fra l'altro, oggi ci racconterà, penso, Andrea, anche di una novità importante, che è quella della regeneration, dell'economia rigenerativa. Ma prima di questo, ti vorrei chiedere l'impegno di un'azienda come Illy, conosciuta in tutto il mondo per la qualità del prodotto e per l'assoluta qualità del prodotto, l'impegno invece per la green economy e per l'ambiente e per lo sviluppo sostenibile, in che cosa si sta strutturando. Prego, Andrea. Ti ringrazio. Tra l'altro, questa tua introduzione sulla qualità mi dà un avvio, perché non c'è qualità senza sostenibilità. Noi parliamo di qualità sostenibile, perché se la produzione della materia prima non avviene con tecniche sostenibili, manca anche la qualità. Non voglio dilungarmi su questo, ma posso dimostrare punto per punto che ciò avviene. Comunque, per quanto riguarda la tua domanda, su ciò che fa la Illy Caffè. La Illy Caffè è una benefit corporation e ha tre impegni statutari. Il primo è la sostenibilità della filiera dalla pianta alla tazzina, il secondo impegno è quello del benessere e della felicità per tutti gli stakeholder, portatori di interesse in italiano, e la terza è l'economia circolare. Ecco, le tre impegni statutari sono interdipendenti tra di loro, per cui si cerca di agire talvolta anche su più di uno di questi tre, diciamo, punti. Allora, per quanto riguarda il primo sulla sostenibilità delle filiere, come già menzionavo, poiché non c'è qualità senza sostenibilità, sono ormai quasi 30 anni che noi investiamo lavorando mano nella mano con i caffeicultori di una ventina di paesi per trasferir loro pratiche agronomiche che siano migliorative sia dell'impatto ambientale che della qualità del prodotto, qualità sia dal punto di vista nutrizionale che anche, scusa, organolettica, quindi del gusto, della bontà del prodotto, che anche nutrizionale. E con ciò intendo un prodotto che sia privo di residui, diciamo, dell'agrochimica. Ecco, questo lavoro ci ha portato ad integrare verticalmente, se vogliamo, semi integrare verticalmente la filiera, nel senso che non siamo proprietari delle piantagioni, ma ribadisco che il know-how che i produttori applicano è sostanzialmente un know-how che condividiamo. Noi abbiamo fondato a tal scopo la Università del Caffè oltre 20 anni fa, che è oggi impegnata su tre dipartimenti, uno per i caffeicoltori, uno per gli esercenti e uno per i consumatori, proprio volta ad elevare la conoscenza in tal senso. Ecco, questa filiera è stata certificata con una certificazione, se vogliamo, innovativa che abbiamo chiesto al leader mondiale delle certificazioni, Det Norske Veritas. Questa certificazione si chiama Responsible Supply Chain ed è l'azienda viene auditata su 64 indicatori di performance per appunto certificare la sua sostenibilità. Questo ci ha consentito di raggiungere l'obiettivo della qualità sostenibile, ma con l'avvento degli obiettivi, diciamo, della decarbonizzazione, quindi quella che è la madre di tutte le cause, secondo noi, che è quello di andare verso una società che sia carbon negative o quantomeno carbon zero a zero emissioni, ci siamo posti il problema di creare una roadmap per diventare carbon free anche noi. Da scienziato quale sono, io ho un background da chimico, mi sono rimesso a studiare personalmente queste materie e ho avuto la felicità, la fortuna di scoprire il concetto del carbon farming. Carbon farming sono una molteplicità di tecniche dall'agroforesteria, dall'agricoltura rigenerativa, dall'agricoltura integrata, ce ne sono decine, che si basa sull'arricchimento del suolo di biomassa, quindi di carbonio, diciamo materia organica. Ecco, questo aspetto è molto rilevante perché l'arricchimento del suolo con carbonio non solamente permette di sequestrare carbonio dall'aria, ma permette anche di migliorare la salute del suolo perché la materia organica nel suolo è quella che nutre il biota, il microbiota del suolo, il quale microbiota composto da milioni di diversi microrganismi che producono dei metaboliti che sono i difensivi naturali delle piante contro i patogeni. Quindi è un passo
molto significativo nella direzione dell'agricoltura sostenibile, nel senso di meno dipendente dall'agrochimica. E questo aspetto ha anche un fortissimo legame con la salute, perché sì, il binomio salute del suolo, salute umana è implicito e intuitivo, si tratta di esplicitarlo, cioè si tratta di esplicitare come la cosa più intuitiva è che un'agricoltura priva di agrochimica sarà un'agricoltura con meno residui di sostanze che possono essere infiammatorie piuttosto che ossidanti e quindi patogene. E quindi già questo è un filone molto molto perseguito dall'agricoltura biologica, che è per quello che tira molto, ma l'agricoltura biologica non può fare tutto perché ha un suo limite intrinseco. Ma c'è anche il fatto che questi microorganismi del suolo possono produrre delle sostanze benefiche, quindi non benefiche nel senso che fanno bene alla salute, o perché sono antiossidanti o perché sono antinfiammatori, e questo è il filone di ricerca che noi abbiamo iniziato. Quindi mettendo assieme gli aspetti agronomici di carbon farming con gli aspetti nutrizionali, il modello si chiama Virtuous Agriculture, che ho, diciamo, identificato questo nominativo, e adesso inizia un grosso lavoro di ricerca per creare un big data in cui, mettendo assieme dati di agronomia e di nutrizione, si cerca di oggettivare quali sono le correlazioni tra gli effetti benefici dei cibi e le modalità di agricoltura. Ecco, questo ci consente di non solo essere proiettati nel futuro sulla madre di tutte le cause che è la decarbonizzazione, ma anche di prendersi cura del secondo impegno statutario, che è quello del benessere e della felicità. La felicità, più propriamente detto, allora in questo caso naturalmente a livello psicologico, non solo dipende dal benessere fisiologico, ma anche da una buona prospettiva del futuro, proprio avere uno spirito positivo. Quindi riteniamo che sia un prerequisito per qualsiasi azione di transizione verso una nuova società più sostenibile, e quindi noi sosteniamo gli studi sulla felicità attraverso il gruppo di lavoro con Jeffrey Sachs e con l'Accademia Pontificia delle Scienze, più recentemente anche con il Centro della Felicità del Bhutan, per capire meglio quali sono le determinanti della felicità e agirle, attuarle nel nostro, diciamo, contesto professionale. Infine, ultimo punto, sulla economia circolare, utilizzare solamente materiali e risorse, rinnovabili, quindi noi utilizziamo 100% di energia elettrica rinnovabile, tutti i materiali di packaging che utilizziamo sono riciclabili, abbiamo appena avviato un programma di riduzione dell'impatto quantitativo di materiali di packaging, che si chiama One Makes the Difference. Abbiamo appena iniziato un accordo per ritirare anche le capsule di caffè dalle mani dei consumatori, quindi organizzare tutto quanto serve per poter attuare le 3R, che sono riduci, riutilizza e ricicla delle risorse. Ecco, questo è in grande linea il nostro impegno. Grazie a te per la sintesi. Appunto, quando parliamo di generazioni di imprenditori e manager, ecco, vedere appunto il presidente di un'azienda come Illy che si dedica a studiare gli aspetti di assorbimento del carbonio e quindi la parte poi di economia circolare e di felicità, dà l'impressione appunto di come nelle priorità di un'azienda la sostenibilità sia diventata molto alta nell'agenda e non più un costo o addirittura una questione di comunicazione, ma una questione strategica. È per questo che in questi due minuti che ci restano io ti volevo chiedere, ti ho spesso sentito dire che la rigenerazione, l'economia rigenerativa, che è una cosa che un'espressione che sentiremo utilizzare molto di più nei prossimi anni, è il prossimo passo verso la sostenibilità. Vogliamo raccontare un po' a tutti, agli Stati Generali Green Economy, qual è la novità delle ultime settimane sul tema dell'economia rigenerativa in Italia e speriamo nel mondo? C'è qualcosa che è appena nato e di cui fa parte anche la nostra fondazione, che ti chiederei di raccontare perché è molto importante. Grazie Raimondo. Regeneration 2030 è un programma nato a Parma in occasione della celebrazione di Parma, città italiana della cultura 2020, e da due cofondatori illuminati che sono Davide Bollatti e Maria Paola Chiesi, e ai quali si sono aggiunti poi, oltre a voi, anche Nativa,
Mutti, che abbiamo sentito parlare ieri, e Mediolanum. E questo programma 2030, che è guidato da una fondazione appena nata che si chiama Regenerative Society Foundation, sostanzialmente vuole dare un contributo a una transizione da quello che è il modello passato e presente di una società estrattiva che continua a estrarre risorse dagli ecosistemi in modo lineare, nel senso che non le rigenera mai, verso una nuova società che sia rigenerativa e circolare. Rigenerativa si applica alla parte organica, quindi tutto ciò che è biologico può essere rigenerato, i processi rigenerativi sono quelli fisiologici per mantenere la cellula in buona salute, ma anche quelli che ricostituiscono la vita dove è venuta a mancare. Invece la componente circolare si applica a tutto ciò che è invece inorganico, che quindi non può essere rigenerato e pertanto bisogna cercare di usarlo potenzialmente all'infinito, senza riducendo con ciò l'estrazione dai. Ecco, l'attività di questo programma 2030 sarà sostanzialmente incentrato sulla organizzazione della conoscenza, quindi raccolta di tutta la conoscenza a livello mondiale già disponibile, la stimolo della produzione della conoscenza mancante, l'organizzazione di tutta la conoscenza disponibile per distribuirla a due grandi destinatari. I primi è la grande pubblico, in modo da creare cultura, engagement e cambiare anche i comportamenti di consumo, e il secondo è quello delle imprese sotto forma di knowledge transfer, perché tutte le attività economiche esistenti dovranno un giorno diventare rigenerative. Noi perseguiremo dal punto di vista operativo questa strategia molto ambiziosa in modo inclusivo, quindi sarà organizzato un summit annuale, Annual Regeneration Summit, a livello regionale, quindi macro regioni, Europa, Asia Pacific, Middle East, Africa e Americhe. Speriamo che le Americhe diventino più proattive adesso, a partire da tra poche ore, quando avremo i risultati delle elezioni americane, ma sicuramente c'è anche la parte, diciamo, non politica, che comunque tira in quella direzione. E l'attività principale sarà, al di là della diffusione della conoscenza, creeremo un grande premio, che ancora non posso, diciamo, definire nei dettagli, ma l'idea è di sostanzialmente incentivare, creare forte trasporto sulle progetti rigenerativi attraverso un premio importante, il più importante che possa esserci. Grazie Andrea.